Romina Carrisi ha trovato l'amore negli ultimi giorni. La quartogenita di Albano e Romina Power è finita al centro del gossip. Il motivo? Per un bacio che ha spiazzato tutti. Infatti, la bella Romina Carrisi ha postato nelle sue stories di Instagram un filmato in cui bacia l'attore Manuel Caserio, noto soprattutto per il ruolo di Salvatore Amato nella soap opera italiana Il Paradiso delle Signore. Nelle clip successive condivise sempre sul noto social network, i due si trovano a casa della 34enne per una cena tra amici. Nel dettaglio, si tratta dei membri del cast di Oggi è un altro giorno, rotocalco pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti, infatti, ci sono anche la cantante Jessica Morlacchi e l'ex concorrente dell'Eredità Massimo Cannoletta. Il bacio tra la figlia di Albano ed Emanuel Caserio. Il tenero bacio tra Romina Carrisi ed Emanuel Caserio è arrivato mentre si trovavano in cucina, impegnati a preparare una spaghettata. È evidente che tra la figlia di Albano e l'attore c'è grande complicità e sintonia. Proprio nel bel mezzo dei preparativi, i due ragazzi sono concessi questa manifestazione d'affetto o d'amore? Ovviamente, tra i fan è sorto il dubbio, semplice amicizia oppure tra i due c'è amore? A dire il vero è già la seconda volta che le loro labbra si sfiorano. Un po' di tempo fa, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, il protagonista di Il Paradiso delle Signore ha baciato la Carrisi dopo un finto svenimento. In quel caso era solo scena, ma sembra ormai che i rapporti tra i due sembrano essere diventati più intimi. Continua dopo la foto, la vita sentimentale dei due ragazzi. In alcune interviste concesse recentemente, Emanuel Caserio ha confessato di essere libero sentimentalmente. Mentre Romina Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Un paio di anni fa, però, la 34enne aveva ammesso di aver chiuso una relazione. Una storia molto importante, con tanto di convivenza a Los Angeles, terminata dopo un anno. Da quel momento in poi non si è saputo più nulla della sua vita sentimentale. Ora sembra che nella sua vita ci sia Emanuel,